Signore e signori, ma che volete? Come bene, seconda. Buonasera e ben ritrovati nella rubrica di Hashtag Sicilia, come bene, seconda. Forte è la tentazione di parlare male dei partiti per la negligenza e il disinteresse che manifestano nei confronti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un tema che invece dovrebbe indurre tutti a concentrarsi per rispettare le scadenze e gli obiettivi da cui dipendono i flussi finanziari provenienti dall'Europa. Chi vigila su questo tema, e noi siamo tra questi, sa che i ministeri sono oggi in grande affanno perché sono alle prese con procedure complesse, con criteri di assegnazione spesso farraginose e con poche certezze sui destinatari dei provvedimenti. Procedure purtroppo che hanno già creato problemi al Sud, sia sulla questione degli asili nido, per i quali il Mezzogiorno nei primi bandi è stato fortemente penalizzato rispetto al Centro-Nord, sia sulle risorse da destinare alle università per la ricerca, beffando anche in questo caso il Sud. Basti pensare, a proposito dei soldi alle università, che in un primo momento le risorse per il Mezzogiorno sono scese dal 40 al 29%, cambiando, per ottenere questo risultato, le regole 3 volte in 9 giorni. Ecco, i partiti, piuttosto che concentrarsi a sbrogliare questa matassa, si dilaniano al loro interno sul destino del centrodestra, sul futuro dell'alleanza tra il Partito Democratico e i 5 Stelle, sulla nuova stagione del cosiddetto centro moderato, che tanti immaginano sarà costellato di rose e fiori. Poiché mi ostino a credere a un ravvedimento dei partiti in un loro sussulto di dignità e di responsabilità, al riguardo non aggiungo altro. Mi occuperò invece di disabilità, di una questione di cui non parla quasi nessuno, benché coinvolga in Italia 4 milioni di persone suddivisi in ultra 65enni che nel tempo diventano non autosufficienti e le persone che hanno una disabilità sin dalla nascita. Pensate, solo nel mondo della scuola le persone con disabilità sono oltre 300.000. Inoltre, se si stratificano i dati degli ultimi 20 anni, si scopre che ci sono almeno 1 milione di persone giovani con disabilità che insieme alle famiglie andrebbero aiutati e supportati per il resto della vita. Un problema quindi enorme, quello della disabilità, tanto grande d'aver indotto il Presidente della Repubblica a fare un forte richiamo nel suo discorso di insediamento. Un richiamo, a mio modo di vedere, che suona come una reprimenda, come una critica nei confronti del Parlamento e del Governo, perché questi hanno deciso di deliberare solo una legge delega e si sono dati 20 mesi di tempo per varare i decreti attuativi, con la conseguenza che se in questi 20 mesi non si farà in tempo la legge delega, decadrà e quindi perderà qualsiasi valore. Comunque la legge delega approvata lo scorso 22 dicembre, nei suoi intendimenti, si propone
di aggiornare la definizione stessa della disabilità, di istituire il garante nazionale della disabilità, che però, così come è formulata la norma, attualmente può dare solo consigli senza decidere su nulla, e di riqualificare i servizi pubblici che oggi purtroppo lasciano molto a desiderare. Una legge delega che ha un neo grande quanto una casa, oltre a quelli già elencati, un neo che consiste in una scarsa dotazione finanziaria, tant'è che la sua attuazione è legata esclusivamente alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vale a dire a fondi a tempo non strutturale. Per cui, quando finiranno questi soldi, si dovrà vedere come reperire nel tempo le risorse indispensabili. Che fosse necessaria una riforma è emerso in tutta chiarezza durante la pandemia, quando si è visto che il welfare, che avrebbe dovuto proteggere i più vulnerabili, i disabili, non è stato in grado di farlo. Questo significa che i servizi standardizzati, validi per tutti i portatori di una disabilità, devono essere rivisti e pensati sulla base dei bisogni reali di ogni singolo cittadino che è portatore di una disabilità. Che fare dunque? A mio giudizio occorre innanzitutto mettere i soldi per dare certezza alla continuità degli interventi, perché, diciamoci con franchezza e in siciliano, senza soldi non si canta missa. Secondo, istituire un'anagrafe dei bisogni, che va creata definendo e aggiornando il concetto stesso di disabilità. Terzo, rimodulare l'offerta verso le persone da supportare, perché non tutte hanno bisogno dello stesso tipo di assistenza. Definire poi i livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi, per garantire sia a quelle che risiedono nel centro nord del paese che a quelle che risiedono nel sud, in Sicilia, i medesimi servizi. Ancora, il garante nazionale della disabilità previsto nella legge deve essere un'istituzione terza, un'istituzione di garanzia, dotata anche di poteri per correggere eventuali distorsioni che si possono manifestare nell'attuazione della legge. E infine, intervenire sui progetti delle donazioni bancarie per correggere l'indirizzo che attualmente destina il 90% dei soldi di queste fondazioni a progetti presentati dalle città del nord, lasciando quasi a bocca asciutta le città del mezzogiorno. Solo se si faranno queste cose, a mio modo di vedere, sarà possibile affermare il principio del progetto di vita per il disabile, che è alla base della norma e che è la sostanza dell'intervento del Presidente della Repubblica, per cui lo Stato si assume la responsabilità di queste persone in modo di sgravare le famiglie e si impegna nel contempo a non tenere i disabili in quelle strutture dove spesso vengono commessi tanti abusi. Con questo auspicio io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima settimana e vi auguro naturalmente buona serata a tutti.